sconciatoio di pelle. Era, diciamo, erano delle ditte familiari o con amici e parenti, eccetera, che erano a livello rudimentale, che si svolgeva praticamente in un contesto molto difficile, nel senso che non c'era acqua corrente, non c'erano le attrezzature, non c'erano presse, non c'era niente, ma erano tutti attrezzi rudimentali costruiti dagli stessi pellai. C'era una ricerca affannosa per la materia prima, la corteccia delle querci, la corteccia del sughero, le foglie della mortilla, tutti elementi praticamente che servivano per poter lavorare le pelli. Sviluppando questo settore, perché poi innescava in quel contesto che avvolgeva un pochino quasi tutti i cittadini, familiari e non, ed era un mestiere che si tramandava di padre in figlio, fino al punto che, siccome in quel periodo c'era molta crisi, non c'erano sviluppi di nessun genere, si faceva anche il cosiddetto baratto, nel senso che, non circolando moneta, non essendoci altre attività, eccetera, eccetera, si portavano a dorso di muli o di carri trainati da buoi questi pellami praticamente, e si barattava con dei cibi, patate, grano, eccetera, quindi tutta la presila, o andavano i conciatori stessi con le famose bisacce, oppure praticamente si spostavano tutti i contadini limitrofi, i cittadini limitrofi che abitavano nel contesto della presila, alla sila stessa, eccetera. Si costruivano queste pelli, qualcuno si era spinto di quei tempi a raggruppare un sacco di calzolai, e quindi facevano le scarpe e poi li vendevano. Tipo, per esempio, Gaetano Cua aveva assorbito praticamente nella propria abitazione sottostante tutti i calzolai della zona, di Taverna, di Sorbo e di Fossato, per costruire queste scarpe. Quindi era nato un commercio molto, molto, molto fiorente, che poi si era molto fiorente, che praticamente quella gente, anche se affrontava un lavoro duro dalla mattina alla sera, però praticamente avevano di che sfamarsi. Io come sindaco praticamente ho cercato di attenermi sempre a questi valori, riportarli un pochino alla luce, soprattutto per dare un segno ai giovani e per tramandarlo praticamente alla società moderna. I pochi reperti che ancora esistono, tipo i cosiddetti cucinari, oppure qualche mezzo di lavoro, lo scannatoio, eccetera, sono ben visibili e ben messi in mostra da questo monumento che ha fatto il professor Marcello Cua, dando una posizione a questo monumento che, guardandolo attentamente, è come se leggessimo la storia dei nostri antenati. Hai assistito alla concia delle pelli? Sì. Ero un ragazzo. Io ogni tanto con mio zio, per esempio, alla comune di Catanzaro, che c'era Mortina che serveva per le pelle, la concia delle pelle. Io ho assistito
alle nonne e a mio padre. Che processo seguiva la pelle prima di diventare cuoio? Prima voleva acconciato, voleva messa nelle vasche con acqua. Prima dovevo andare a portare l'acqua, che alla casa non ce n'era acqua. Allevavano l'acqua i maranici, l'acqua a fondo noce e portavano. Qua che sbarre, vendiano il piede e mezzo, uno in una parte e un altro in altro. Alle spalle le portavano là. Poi portavamo l'acqua e pelle e mettiamo alla vasca a mollo. Poi le cose pecorine ci mettevano della calce. Il pelo si tirava a mano, poi prendevamo da calce a pietra, l'untavamo con la calce. Per esempio, mi spinano l'ana da pecora, come a mentire la calcia, te accogliano bella pulita a portafoglio. E poi apiavano, quando si accorgevano che era matura, apiavano e si spinavano. Ma ci trovavamo un E poi a pelle, dopo tanti tempi, la lana se ne veniva bella pulita, e facevano i foderi per le scarpe. Quanti conci c'erano a Maranese? Che qua c'era? Zio Barbarocca. Zio Vatano, e la Manne. Qua Carmine, Zicelli Giuseppe e la banda Nicola. E le chiamavano i cimonichi di Maranese, delle pelle. Mio padre. E chi si di Raffaele Cerrucura. E poi c'aveva, non mi dico da un altro, che Carmine non lo voleva insegnare a Masciocatano. E poi io conzava pure pelle. Non c'entra, conzava pure pelle. Come va a Campagna, Campagna Antonio. Fino a quando si è fatto la concia Maranese? Anni 55 più o meno. Poi è andata a finire. È finito dopo che sono invecchiati io. A poco gli era venire ai piedi all'avvocato. Ma un cognome non mi ricordo come si chiamava l'avvocato. Dove si prendevano queste pelli? C'erano, ognuno aveva chi caccia lì. Il giocatore che aveva la mancia, l'uncintura aveva la mancia. L'uncetta la vanna aveva la mancia, Italiana aveva la mancia, Nicola la mancia. E pelle trovavano come la lavavano, e l'ammazzavano l'animale e li si portavano. Venivano portate qua, venivano bollite qua a calda, e ce le diano ammortite per darci un colore, capito? Mi ricordo, alla mortina ci si aiuta con zio, ma c'è tenuto a menzionare un ciuccio di un mabucano. È un albero, è tutta la sedia. Come foglia come foglia d'oliva. Prima ha tagliato la mattina al sole e se ne viene un cuppare nero e una salda papà, che mi ricordo io.